riflettori puntati oggi sulla Bayer Arena di Leverkusen per questa attesissima sfida. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida. Torneo precampionato che è giunto alle semifinali, le cose cominciano a farsi davvero interessanti. Contro si sfidano Milan e Betis. Sono rimasti in quattro dopo la fase a gironi a giocarsi la vittoria finale. Fin qui direi che è stato un buon banco di prova per entrambe, per assaggiare le condizioni e mettere minuti preziosi nelle gambe. Credo possano solo migliorare con il passare delle gare. Ecco l'undici titolare del Milan. La scelta del mister è caduta sul 4-4-2, non vuole rinunciare ad attaccare, ma farlo evidentemente con giudizio, senza scoprirsi troppo. È comunque un modulo che può essere variato facilmente in corso d'opera, ad esempio alzando o abbassando i due esterni di centrocampo all'occorrenza. Ecco i titolari del Betis per questa sfida. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Pier, almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Non è raro assistere a imprese eccellenti da parte di allenatori in gamba alla guida di squadre dalla rosa mediocre. Stefano, non credi che si trascuri troppo spesso questo ruolo fondamentale, preferendo invece investire nel mercato dei giocatori? Purtroppo è il vizio di molte società. L'allenatore poi è sempre il primo a pagare per l'assenza di risultati. Sarebbe utile trovare maggiore equilibrio nella gestione delle emergenze. Samu Castillejo. C'è spazio per andare. Ibrahimovic. Prova ad andare Ibra. Portiere che sventa la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Non si è lasciato sorprendere. Cross verso il centro dell'area, ci mette i pugni e allontana. Va con i pugni il portiere e sarà calcio d'angolo. Un tiro violentissimo ma che finisce alto, sopra la traversa. Per niente facile inquadrare la porta da quella distanza, è stato comunque bravo. Corner in area, buono l'anticipo del difensore. Hanno un'altra chance da calcio d'angolo. È difficile annoiarsi oggi. In campo c'è Ibra e Nabil Fekir. Chi sarà secondo te, Stefano, il più determinante? Ibrahimovic è uno che sa trovare la via della rete con una regolarità impressionante. Quanto a Fekir, l'istinto del portiere. Aumenta l'intensità del pressing. Ottimo intervento, senza fronzoli. Mario Mandžukić. Si fa vedere Ibra. Ha interrotto un'azione pericolosa. Occhio al possibile cartellino. Cartellino giallo, l'arbitro vuole dare subito un segnale ai giocatori. E se cominciamo così, chissà quanti ne prenderanno. Devono abbassare i toni.
Conclusione potente, ma portiere non ha avuto problemi. Respinge il difensore. Errore di disimpegno col pallone che finisce in fallo laterale. Che sì. Alessio Romagnoli. Rafael Leão. Bravi qui a bloccare tutto. Bennacer. Calabria. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Samu Castillejo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Camarasa. Regalano palla agli avversari. Pallone che viene intercettato. Azione che si fa interessante. Attenzione, passa il difensore. Murato dall'intervento del difensore. Ibra. Rafael Leão. Hernandez. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era già pronto a esultare. Camarasa. Rafael Leão. Pallone che torna agli avversari. È iniziato il conto alla rovescia, 60 secondi da giocare. Recupero minimo, quello concesso dal direttore di gara. Semifinale che ci ha regalato fin qui molte emozioni e che promette di essere ancora più avvincente nella ripresa quando finalmente sapremo chi andrà in finale. Punteggio di parità che rispecchia l'andamento dei primi 45 di gioco. Ho l'impressione che deciderla sarà un guizzo, una giocata di un singolo. Comincia ora la seconda frazione di gioco. William Carvalho. Tekir. Romagnoli. Hernandez. Si era parlato tanto del nuovo presunto acquisto del Real negli ultimi tempi ed ecco che è arrivata la conferma del club che spazza via ogni dubbio. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Buona qui la lettura del difensore. Samu Castillejo. Prosegue la sua azione. Bennacer. Holland. Tiro largo, fuori bersaglio. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche.
Ha provato a sorprendere il portiere, però da rivedere questa conclusione. Il giocatore a bordo campo, pronto ad entrare. Si attende solo il via libera dell'arbitro. Nabil Fekir. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. C'è l'intervento del difensore, ma attenzione. Non riesce a bloccare, attenzione. Bennacer. Holland. Riconquista la palla. C'è spazio per andare. Montoya. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Che sì. Rafael Leão. Guadagna metri Mbappé, attenzione. Prova ad andare. Allontana il difensore su questo tiro. C'è campo per andare, attenzione. William Carvalho. A campo a disposizione. Bene, qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Romagnoli. Hernandez. Rafael Leão. Mbappé. Milan in attacco, prova a vincere il match in questo finale. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ha calciato con forza dalla media distanza, sfiorando il palo. Tiro che aveva dato l'illusione del gol da qui, eh? Ha poco da rimproverarsi. William Carvalho. Palla per Guardado. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Ci sarà dunque una sostituzione? Hernandez. Rafael Leão. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Quanmi. Il tocco per William Carvalho. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Che sì. Holland. Il Milan sembra non accontentarsi del pari e prova a vincere la partita. Parata eccezionale questa. Il Milan vuole sfruttare questo corner per portarsi in vantaggio. Palla toccata corta. Selemakers. Si immola il difensore. Si chiudono dunque anche i supplementari. Parità, si va ai rigori.
calciare il primo rigore della serie. Freddissimo, ha trasformato. Si presenta sul dischetto. Non sbaglia il rigore. Realizza il calcio di rigore. Si prepara a calciare. Rete, non sbaglia. Niente da fare per il portiere. È pronto a partire. Rete. E c'è il gol. Bellissimo gol questo. Rete. Vedremo come sceglierà di calciarlo. Palla in rete, senza esitazioni. Sentenza, bravissimo. E adesso tutta la responsabilità è su di lui, deve metterla dentro a tutti i costi. E c'è la parata del portiere che manda i titoli di coda sul match. Intervento che spalanca le porte della finale. Non è mai facile parare un rigore. E lui ci è riuscito. Il rigore è sempre una guerra di nervi. Questa volta il portiere ha vinto la battaglia.